In ogni caso, la scelta di Andreikin dopo quella riflessione infinita è stata H3, e però la delusione, diciamo, che è arrivata alla mossa successiva, perché sulla 5 di rapport, anche questa abbastanza immediata, d'altronde il pedone A andava difeso, Sì. e una mossa che intrigava moltissimo era la. Benvenuti al recap di questa prima partita della finale della seconda tappa del FIDE Grand Prix. Alessio, qual è la partita del giorno? Naturalmente La partita naturalmente, la finale tra Andreikin e Rapport, e nella prima Andreikin col bianco. Andreikin sceglie di giocare E4, non un giocatore sia di E4 sia di D4, qui sceglie E4 sperando forse in una siciliana da parte di Rapport, invece è Rapport che qui sceglie di giocare una partita solida, quindi dopo cavallo F3, cavallo F6, la difesa russa, che però non è stata una vera e propria russa, una Petrov come succede dopo cavallo per E5 da parte del bianco, oppure dopo D4, che sono le due mosse principali, ma Andreikin sceglie di rientrare in una 4 cavalli con la mossa cavallo C3 e poi D4, quindi una 4 cavalli scozzese, e dopo E per D, cavallo per D, alfiere B4, si entra in una posizione molto molto classica, cavallo per C6, B per C6, alfiere D3, e dopo D5 qui Andreikin sceglie una mossa un po' nuova, la vecchia mossa è E per D5, o meglio la vecchia variante è E per D, C per D, arrocco corto, e dopo alfiere G5, C6, donna F3. Questo è un finale che è stato esplorato diverse volte, è stato giocato ad alto livello pure molto. Il problema di questa linea è che dopo l'ottava mossa del bianco E per D5, il nero ultimamente esplorava anche arrocco corto al posto di C per D5, e questo gli sembra dare molta attività e molto controgioco, addirittura senza poi rimangiare nemmeno il pedone D5 facendo alfiere G4 e mosse di attacco. Per questo è stata poi scoperta col bianco al posto di E per D5 la mossa che ha giocato Andreikin, alfiere D2. Dopo alfiere D2 il nero arrocca corto, il bianco pure, il nero qui gioca una linea molto concreta, quindi mangia in C3 togliendo il difensore del punto E4, poi mangia in E4, quindi il Forzando pedone, alfiere per portando F6. alfiere per F6 per dover recuperare il pedone, e anche qui su donna per F6, alfiere per E4, il nero in un certo senso costretto a mangiare il pedone in B2, perché altrimenti se il bianco si consolidasse con la mossa B3 andrebbe a stare meglio in un finale a causa della doppiatura e dei pedoni deboli del nero. Quindi dopo donna per B2, alfiere per C6, torre B8, questo è tutto forzato, Sì, alfiere B7 non alfiere si può per B7. Non si torre può fare per B1. torre B1 che guadagna un pezzo, quindi dopo torre B8, torre B1, il bianco decide di cambiare tutto, la donna non si può spostare a causa della perdita della torre in B8, e quindi dopo tutto il cambio in B1, qui arriviamo a una posizione critica e ci rendiamo conto che in effetti avevamo già visto questa Sì. posizione in precedenza ed era già stata giocata all'ultimo turno del Tata Steel Chess di quest'anno, quindi un mesetto fa all'incirca, tra Cariachin e Vidit. Questa sembra una posizione molto sterile, con poche chance di vittoria, molto simmetrica. E invece lì, all'ultimo turno del Tata Steel, Cariachin aveva dimostrato che questa posizione può essere in realtà molto molto velenosa, e aveva vinto effettivamente un capolavoro contro Vidit, facendo la mossa alfiere F3, che è la stessa che ha fatto Andreikin. Vidit aveva risposto con re F8 ed era andato a stare effettivamente un pochino peggio dopo qualche mossa impreciso, e poi Cariachin ha vinto con una tecnica davvero impeccabile. Consigliamo di andare a Sì, rivedersi quella partita. assolutamente. Rapport se n'è venuto fuori invece con forse un miglioramento da casa, alfiere Sì. F5, però sembrava non così pulito, perché effettivamente dopo torre B7, alfiere per C2, sono tanti gli scenari in cui il bianco, esatto, riesce a mangiare entrambi i pedoni A7 e C7, e ritrovarsi effettivamente con un pedone in più. Su torre per C7, che Andreikin ha già riflettuto parecchio per fare questa mossa, Rapport ha risposto con alfiere E4 sfruttando appunto i temi di matto in D1.
suo alfiere B4, torre di 1 e matto del corridoio. Avevamo valutato al posto di alfiere E4 anche alfiere D1. Il problema è che qui è molto forte alfiere D5 da parte del bianco, perché al contrario anche l'alfiere D5 non può essere mangiato per lo stesso matto del corridoio. E qui dopo alfiere D5 il pedone in alfiere D1, alfiere D5, il pedone in F7 è molto debole, l'alfiere del bianco si andrà a rimettere in B3 e il pedone in A7 del nero cade. Quindi quando il bianco riesce a guadagnare il pedone A7 e anche a tenere gli alfieri, quindi non entrare in un finale di torri puro, il finale per il bianco dovrebbe essere quasi vinto. O ci manca. Invece l'alfiere E4 di Rapport è più preciso perché comunque l'alfiere in E4 è molto più attivo rispetto all'alfiere in D1. E quindi è stato bravo a scegliere alfiere E2 perché effettivamente il finale dopo torre per A7, alfiere per F3, G per F3 e G5 sembra difficile da vincere per il bianco. Per il nero si attiva molto facilmente con torre D2, si dà spazio al re e qui le chance di vittoria sono davvero poche, nonostante il pedone di vantaggio. G5 è mossa importante adesso, più di G6, no? Che qualcuno Sì, magari si chiedeva. G5 è una mossa importante perché guadagna spazio. Toglie le case di uscita, diciamo, del re bianco dalla struttura. Quindi, quando il re bianco, dopo aver fatto re G2, re G3, vuole migliorare la sua posizione, il pedone G5 lo limita notevolmente. Quindi, in questi finali, guadagnare spazio e togliere case al re del bianco è molto, molto importante se vogliamo garantirci una parità perfetta. Magari anche G6 poi non porta alla sconfitta, però lascia sicuramente più prospettive al bianco nell'attivazione del re nel finale. Quindi G5 è sicuramente più preciso, perché se poi il bianco vuole anche fare F4 o H4, il nero è pronto a cambiare pedoni. E qui chi si sta difendendo, quindi il nero, perché ha un pedone in meno, vuole cambiare più pedoni possibili. Naturalmente più pedoni vengono cambiati, più le chance di patta aumentano. E In questo partita. finale qui, il finale per il bianco non è buono perché appunto dicevi che il re non riesce ad attivarsi in maniera Sì, chiara. dovrebbe essere una patta abbastanza comoda per il nero nonostante il pedone in meno. Cioè uno potrebbe dire sì, ma un pedone in più, però in realtà qui appunto il re del bianco fa molta fatica ad attivarsi, la torre del bianco è messa male perché si trova davanti al proprio pedone passato, quando invece le torri sono meglio dietro ai pedoni passati, e la torre del nero è molto molto attiva perché si mette in D2, si mette in A2 dietro al pedone Sì, passato appena il A. pedone spinge. E svolge un ruolo di controgioco eccezionale. In realtà non è buono, nel senso che le chance di creare problemi al nero sono davvero poche per il bianco in questa posizione. Dovrebbe essere una patta abbastanza comoda in generale. Per questo Andrejkin ha deciso giustamente di tenere l'alfiere con alfiere E2. Rapport ha giocato anche abbastanza in fretta in realtà la mossa G5. Qui c'è un momento molto molto critico della partita dove davvero c'era una scelta molto ampia per il bianco. Andrejkin ha pensato più di 40 minuti in realtà per fare questa mossa. Stavamo valutando sia torre per A7 sia F3 sia una mossa tipo re F1 dove mi tolgo dai matti del corridoio e attivo il re. Torre per A7 sembrava la più promettente. Dopo torre D2 l'idea è fare alfiere G4, perché se il nero gioca alfiere F5 e sfrutta sempre il fatto che l'alfiere non può mangiare per il matto del corridoio, il bianco gioca H3, mossa molto importante, togliendosi dal matto, perché dopo alfiere per G4, H per G4 ho la casa H2 a disposizione. E questo finale, al contrario di quello di prima, è molto buono per il bianco, perché il bianco qui riesce a fare G3, Re G2, Re F3, Re E3. Attiva il re, lo porta quindi verso il centro, poi spinge il pedone fino in A6 e grazie al re centralizzato la posizione del bianco dovrebbe essere vincente. Quindi questa è una grande differenza rispetto al finale di prima e sinceramente non so quale potesse essere l'arma di Rapport. Abbiamo pensato dopo torre D2 alfiere G4, che è un'idea interessante per il nero, poteva essere F5 al posto di alfiere F5 e su alfiere H5 G4 per tagliare la diagonale all'alfiere, minacciare matto, e qui il bianco è costretto praticamente a fare F3. E
Quindi la sensazione è che il bianco possa comunque provare a spingere un finale dopo G per alfiere per, dato che il finale di torre a questo punto è pericoloso per il nero. Io ho pensato che questa potesse essere la chance migliore per il bianco. Sì. Forse il nero non deve mangiare in F3, quindi dopo alfiere per F3 deve fare una mossa d'attesa o deve fare un H6, per esempio, aspettare. Però non è un finale semplice da giocare per il nero questo, anzi rischia di essere molto difficile in generale. Quindi questa era, a nostro avviso, la chance migliore per Andreikin. E 2 per A7 sembra comunque una mossa molto molto spontanea. In ogni caso, la scelta di Andreikin dopo quella riflessione infinita è stata H3 per togliersi appunto dai problemi di matto in prima. E però la delusione, diciamo, che è arrivata alla mossa successiva, perché sulla 5 di rapport, anche questa abbastanza immediata, d'altronde il pedone andava difeso. Sì. Una mossa che intrigava moltissimo era la mossa A4 di Andreikin, al posto della mossa torre A7 che ha fatto lui. A4 è una mossa che mi piace moltissimo perché, anche se è controintuitivo mettere il pedone sullo stesso colore dell'alfiere nostro e quindi anche dell'alfiere suo, perché il pedone può essere attaccato dall'alfiere nemico, in realtà il concetto è che quando abbiamo ancora le torri in campo, il pedone A4 può essere anche difeso dall'alfiere del bianco nel momento in cui viene attaccato dalla torre nera. Mentre al contrario il pedone A5 è più debole, perché una volta attaccato dalla torre bianca non può essere difeso da nessuno. Ad esempio, dopo una mossa come H6, quando andiamo ad attaccare con, non so, F3, alfiere G6 e torre A7 il pedone A5, sulla mossa torre D5 c'è alfiere B5 che fa interferenza e vado poi a catturare il pedone in A5. Anche questi sono finali che poi non sono semplici da vincere, anzi forse al gioco corretto sono patti. Però è chiaro che il bianco guadagna un pedone secco e va a mettere una pressione notevole alla posizione del nero. Quindi A4 era veramente il modo, secondo me, di giustificare la mossa precedente, H3, e di valorizzare un pochino questo finale con un po' di pressione da parte del Sì. bianco. Invece torre A7 sembra sbagliata, perché dopo torre A8 il finale adesso di alfieri puri è quasi migliore per il nero, perché per esempio dopo torre per 8 alfiere per 8 la mossa A4 sarebbe un errore grave, perché adesso senza le torri il pedone A4 diventa un chiaro target dell'alfiere, mentre il pedone A5 l'alfiere in E2 non lo vede nemmeno, quindi non si può fare così. Su torre A8 ha deciso di tenere le torri Andreikin, rapporto ha fatto alfiere D5, e qui la mossa, diciamo, della rassegnazione, tra virgolette, da parte di Andreikin è stata alfiere F3, perché avevamo già visto prima il finale dopo alfiere per F3, G per F3, in cui il bianco non aveva vantaggio, probabilmente nemmeno guadagnando il Esatto, con un pedone A. pedone in più, no? La stessa posizione, quindi senza il Come pedone in se qui, A5. esatto, il nero perdesse volontariamente il pedone A5, cosa che qui ovviamente non ha la minima intenzione di fare. E quindi questo è proprio stato un modo di Andreikin di dire: ho capito che non c'è nulla nel finale, diciamo, mi arrendo alla patta, fra virgolette, non mi arrendo, abbandono, ma mi va bene la patta, non ho trovato niente di meglio. Sì, Qui e rapporto ha fatto F6, che è una mossa un po' strana, perché sembra sì. indebolire moltissimo la settima, ma è una mossa molto concreta, nel senso che la torre bianca in una mossa non riesce ad attaccare il pedone A5, quindi questo è un modo furbo di attivare la torre in A8. Alla prossima voglio Esattamente. fare torre C8 e difendere o torre Quindi D8 o... impedisco sia torre 5 che torre A7, per cui alla successiva potrò attivare la mia torre. Infatti su Re G2 ha fatto torre C8, e su torre A7 torre C5, quindi ha lasciato il re un pochino tagliato fuori, ma in cambio la torre gioca, quindi una scelta molto interessante. Andreikin ha fatto F4, Andreikin qui ha deciso di giocare in maniera più attiva, non ha aspettato in maniera passiva, ma ha deciso di reagire. Qui a me piaceva molto la mossa torre F5, che Sì. creava una bella costruzione contro il re del bianco. Dopo FG, re G3, H5, il re del bianco è sostanzialmente murato e dominato. E la torre svolge un ottimo ruolo perché difende A5, difende G5 e domina il re. Quindi questa era un'armonia molto bella da parte del nero. Va comunque bene anche la mossa di Rapport, che ha detto: mi mangio il pedone e poi creo controgioco, perché su re F3, torre C3, se il bianco mangia in F4, posso sia mangiare in H3 sia fare
torre a 3. Entrambe le mosse sono possibili e portano probabilmente al pareggio. Andrei quindi non ha mangiato in F4, ha fatto re G4 e su torre 3 addirittura re F5, quindi ha dimostrato che nei finali l'attività del re vale addirittura uno se non due pedoni, perché in effetti dopo torre per A2 e re per F6 vanno a crearsi delle reti di matto anche abbastanza pericolose per il nero. Poi è vero che non succede nulla di grave, dopo H5 il bianco non ha niente di meglio della parità, però insomma il nero qui rischia qualcosina, mentre invece Rapport ha giocato torre per H3 che è più precisa, perché su re per F6 il matto lo difendo con torre H6. Andreikin ha aspettato una mossa invece che fare questa, ha giocato prima A4, però non cambia nulla, dopo F3 alla fine ha minacciato matto con re per F6. E qui c'è stata la ripetizione finale, quindi torre H6, re G5, torre H2, attacca il pedone F2, quindi il bianco deve riminacciare matto. H5 non cambia molto perché dopo torre A8, re H7, torre A7, su re H6, torre A8 il re è costretto a tornare in H7 per non prendere il matto, e su torre A7, re G8 stiamo ripetendo le mosse per un'infinità di volte. Quindi anche H5 pareggiava e Rapport invece ha scelto di fare torre H6 e torre H2. Questa è stata la triplice ripetizione che ha portato al pareggio in questa prima partita della finale del Grand Prix. E Alessio, cosa ci insegna a questo finale? Ma la partita in generale ci insegna che anche le posizioni che sembrano apparentemente più tranquille, più piatte in assoluto, non vuol dire che non possano regalarci tantissimi spunti o che non possano essere istruttive, anzi a volte posizioni del genere dove c'è tantissima scelta e tutte le mosse sembrano uguali tra di loro, come in tanti finali di questo tipo, sono le posizioni più difficili, perché in realtà tra tutte mosse uguali trovare la migliore è molto più difficile che in una posizione dove hai una mossa unica buona trovare la mossa unica per quanto posizione complessa. Quindi non dobbiamo mai sottovalutare queste posizioni così tranquille e così fra virgolette sterili, perché possono regalare davvero tante emozioni. E qui in effetti Andreikin avrebbe potuto creare qualche problema in più a Rapport in una posizione che dall'apertura oggettivamente sembrava molto molto pari, invece avrebbe potuto anche non essere così, e comunque la partita si è rivelata molto molto interessante. Se vuoi vedere altri video recap del FIDE Grand Prix, clicca sul video qui al lato ed iscriviti al canale per ricevere aggiornamenti sulle prossime dirette.